siamo messi molto male perché noi facciamo la raccolta differenziata in alcune parti della Sicilia e ha anche raggiunto buoni obiettivi. Siamo in situazione estremamente negativa nelle tre principali città della regione. Però per quanto riguarda il riuso dei materiali, il riciclo dei materiali, siamo molto in ritardo, perché è evidente che bisogna costruire un'impiantistica qui in Sicilia, non solo per dare nuova occupazione, ma per rendere efficiente tutto il sistema, perché se dobbiamo raccogliere del materiale e spedirlo fuori dalla Sicilia, naturalmente avremo dei costi eccessivi. Quindi bisogna puntare, appunto, perché ogni ambito territoriale, che devono essere più limitati possibili, abbia una propria pianificazione e programmazione anche dal punto di vista della pianificazione, quindi della raccolta e del riuso e riutilizzo dei materiali. Purtroppo le incongruenze della gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia ha determinato il fatto che i cittadini pagano questa inefficienza. Di fronte a una media di circa 380 euro l'anno che si paga nel resto del paese, di 310 euro l'anno che si paga nel resto del paese, qui arriviamo a una media di 380, ma abbiamo punte spaventose. Questa inefficienza è tutta a carico dei cittadini e delle cittadine, che oltre ad avere un costo alto di un servizio, spesso hanno anche una qualità del servizio scadente e inadeguato, basta vedere quello che avviene nelle nostre città. E quindi bisogna cambiare e ribaltare completamente la logica di gestione del ciclo dei rifiuti, mettendo in campo quegli investimenti nell'impiantistica che servono e soprattutto cercando di non puntare, così come è stato fatto sino ad oggi, sulla centralità delle discariche. E quindi queste sono le proposte che oggi abbiamo messo in campo, abbiamo indicato un percorso, speriamo nelle prossime settimane non soltanto dal governo regionale ma anche dagli enti locali e dai comuni, che hanno un ruolo centrale sia sulla gestione delle tariffe ma anche sulla determinazione attraverso gli ambiti ottimali dei cicli dei rifiuti, per poter avere quelle risposte che i cittadini e le cittadine si aspettano.